Se anche tu pensavi che i veri problemi di Roma fossero la sicurezza, il traffico, i mezzi pubblici e l'immondizia, dispiace dirtelo, ma non hai capito niente. Il problema più importante per il sindaco Gualtieri è introdurre pervasivamente l'ideologia LGBT e il gender nelle scuole. Infatti, nel 2022 ha istituito un ufficio per i diritti LGBT, nominando come responsabile Marilena Grassadonia. Ascoltate bene cosa dice. L'importante è entrare nelle scuole, battere gli stereotipi di genere, di fine vita, di PMA, di GPA. Gualtieri ha poi obbligato le maestre di asilo a seguire dei corsi sulla teoria gender. Lo scopo è confondere l'identità sessuale dei più piccoli, dicendo loro che un giorno possono sentirsi maschi, un giorno femmine, quello dopo chissà che cosa. Le scuole elementari, medie e superiori sta promuovendo progetti che prevedono visite guidate nelle sedi di associazioni LGBT, senza chiedere il consenso delle famiglie. Il municipio ha convocato alcune scuole per convincere ad approvare la carriera alias, un regolamento per trattare alunni e studenti sulla base della loro identità di genere autopercepita e non del sesso biologico. Dulcis in fundo, indovinate un po' chi è stato premiato a Rainbow Awards 2023? Il nostro signor sindaco, ovviamente. Non appaltiamo l'educazione dei nostri figli a nessuno. Figuratevi a chi, come Gualtieri e Grassadonia, sfrutta la propria posizione per indottrinare i bambini e per promuovere nelle scuole istanze politiche e ideologiche. Per questo abbiamo lanciato una campagna di affissioni e una petizione. Firmala anche tu.